salutare i nostri lettori che non ti hanno Ok, sentito? raccolgo, li saluto tutti coloro che ci stanno ascoltando. Ok, allora siamo tornati qui alla sede ad Avezzano nel nucleo industriale di Sapere Aude, che è Sì. una scuola di alta formazione. Tu, Giuseppe Favoriti, sei un cofondatore, sei un socio Sì. fondatore della scuola che ha diversi soci. Scuola di alta formazione sono tanti corsi che restituiscono poi, come dicevo prima, delle qualifiche professionali importanti che permettono anche l'apertura, poi non è sempre scontato, invece insomma in questa occasione è importante, l'apertura delle strade del mondo del lavoro. Siamo qui oggi per presentare un corso che è a numero chiuso, quindi per questo ci siamo Sì. messi anche in diretta, così acceleriamo i tempi anche della comunicazione, quindi facciamo arrivare quanti più utenti possibili in modo che possano approfittare Certo. di questo numero chiuso, ed è un corso da assistenti all'autonomia e alla comunicazione dei disabili, e Esatto. che tu ci presenterai, e avremo occasione anche poi di redare un contenuto, quindi di fare un articolo con tutte le informazioni che rimandano sul Sì. vostro sito per far capire alle Più persone specifiche, certo. come accedere a questo corso. Allora, di che cosa si tratta? Allora, il corso da assistente all'autonomia e dei disabili è, diciamo, una nuova figura che può operare presso enti pubblici, ma cosa importante, che può operare anche all'interno del domicilio, diciamo, di questi ragazzi. Principalmente è una figura che si occupa dell'integrazione e della socializzazione di questi bambini all'interno del mondo della scuola, ecco. E ovviamente seguiranno insieme a loro tutto quanto il processo di apprensione e delle attività didattiche, aiutandoli, insomma, con tutti i vari step, ecco. Quindi con una figura professionale dedicata che può lavorare quindi anche nel mondo della scuola, ma non Sì, solo. non solo, sì. Allora, è importante, prima ci siamo fatti una chiacchierata e abbiamo parlato di come si è evoluta nel tempo, di come si è trasformata anche la didattica della vostra scuola, perché mentre prima casomai si accedeva più volentieri ad un corso in presenza, Certo. adesso si è scardinato proprio il sistema e di fatto è più facile proporre e sicuramente anche più sicuro e più Sì. accessibile per tutti fare dei corsi online. Quindi di quante ore stiamo parlando e come si svolgerà il corso? Allora, il corso ha una durata totale di 700 ore. Queste 700 ore si dividono in 500 ore di erogazione di formazione, in questo caso online, e 200 ore di tirocinio che svolgeremo in partenariato con la cooperativa Leonardo, dando così modo ai ragazzi già di iniziare, diciamo, a conoscere queste cooperative e proprio l'ambiente nel quale si stanno iniziando ad inserire, diciamo. A formare. Sì. Allora, è una qualifica accreditata, Sì, riconosciuta dalla assolutamente sì, è una Regione qualifica Abruzzo. regionale, essendo appunto un ente accreditato presso la Regione Abruzzo, sì, è una qualifica regionale. Quindi di fatto chi accede a questo tipo di corso, a questa qualifica che si prende alla fine, ma ci sono degli esami alla fine Sì, ci di. sarà l'esame finale, diciamo, con una commissione che sarà composta da interni ed esterni, che appunto sono persone direttamente che manderà la Regione Abruzzo, e sarà composta da, diciamo, da varie prove, ad esempio quella orale, quella pratica e quella scritta. E ovviamente al superamento di questo esame verrà rilasciata la qualifica professionale. Vantaggio, dicevamo prima, delle lezioni online è anche quello che a livello di territorio non si prendono solamente persone che abitano cioè nella Marsica o nella provincia, ma comunque possono accedere anche persone che si trovano fuori da Sì, questo territorio. certo. Allora, questo aspetto è molto importante perché comunque ci aiuta anche a noi ad allargare il bacino dell'utenza. Cosa importante però che ovviamente il tirocinio bisognerà comunque svolgerlo all'interno della Regione Abruzzo, perché è qui che operiamo e ovviamente l'intento è quello anche di far crescere il nostro territorio. Quindi sì, in parte sì. Ok, quali sono i requisiti per accedere a questo tipo di corso? Parlavamo di diploma. Sì, il requisito di accesso è il diploma di istruzione secondario. Ok, però non c'è limite d'età, anche persone che No, non ci svolgono. sono limiti di età. Diciamo che l'unico requisito è il diploma, e diciamo che le iscrizioni sono aperte fino a
età anche molto avanzata, assolutamente. E questo tipo di qualifica professionale è nuovo nel campo, insomma, della formazione, una qualifica nuova su cui avete puntato voi? Beh, diciamo che non è proprio una figura ecco, nuovissima, cioè già da tempo, però c'è un fabbisogno molto alto per quanto riguarda questa specifica figura, perché comunque all'interno delle scuole c'è difficoltà a reperire comunque insegnanti di sostegno e quindi queste figure potrebbero aiutare in grosso modo, in gran parte, diciamo, proprio i docenti nell'accompagnare questi ragazzi al compimento dell'obiettivo finale, che è poi quello del diploma, della licenza media, qualsiasi esso sia. Quindi il corso quando sarà avviato? Il tempo di reclutare, insomma, gli utenti, gli iscritti, ma più o meno parliamo di qualche settimana? Guarda, noi ci auguriamo ovviamente di avviare il corso il prima possibile, contiamo di arrivare a un numero di iscritti idoneo per poter partire con il corso nell'arco di un mese e mezzo, ecco, poi il tempo ci darà Insomma, ragione, certo. ok. Non solo però questo corso che ripeto a tutte le persone che seguono Marsica Live e Abruzzo Live, si tratta della figura professionale di assistente all'autonomia e alla comunicazione dei disabili, non solo questo corso perché ce ne sono in partenza anche degli altri, ce n'è uno ad esempio da Negroforo. Sì. So che voi quando avviate comunque dei corsi fate una specifica ricerca a livello territoriale anche di quali sono le figure Sì, professionali che assolutamente. possono servire, insomma, al territorio e al mondo del lavoro legato al territorio. In questo caso di cosa si tratta? L'operatore funebre Negroforo, diciamo che è quell'individuo che prende in carico comunque la salma dagli atti iniziali agli atti finali, diciamo, di tutto quanto il procedimento, cooperando insieme ai colleghi e ovviamente molto importante anche l'empatia comunque con la famiglia, diciamo, della salma, quindi diciamo che riveste vari ruoli, sia a livello proprio tecnico che a livello anche molto empatico e di approccio proprio Che alla poi è una situazione. figura professionale che si dà tanto per scontata e che invece oggi deve rispondere a determinati requisiti che vengono anche riconosciuti da appositi attestati, come in questo Sì, caso. assolutamente, assolutamente ovviamente è importante che chi va a fare questo tipo di attività abbia la qualifica per operare soprattutto con le giuste conoscenze e muoversi ovviamente nella maniera più ottimale. Allora, siccome io ho la possibilità di leggere i commenti dei nostri lettori, Sì. c'è una signora Angela Lolli che ci chiede dove si fanno questi corsi e dove ci si può iscrivere. Allora, innanzitutto, se ci fai vedere il sito, Sì. ci sono degli appositi format che comunque vengono riempiti già direttamente nel vostro Sì, sito, che si chiama diciamo che www. www.sapere-aude.it. Diciamo che sul sito ci sono le specifiche della maggior parte della nostra offerta formativa, con anche delle informazioni molto più tecniche rispetto a quelle che io sto dando adesso, e ci sono anche i contatti. In alcuni casi si può fare anche l'iscrizione direttamente online. Per questo tipo di corsi noi abbiamo preferito non caricare i moduli adesioni sulla piattaforma, in quanto comunque preferiamo sempre un approccio fisico, ovviamente quando possibile, Anche più che altro a motivazionale livello per empatico, ma conoscere. per capire, diciamo, e per cogliere meglio le esigenze, soprattutto gli interessi poi che possono avere, i ragazzi che si vengono ad iscrivere presso le nostre attività. Allora, la sede è qui ad La sede è qui ad Avezzano, Avezzano, via Isaac Newton numero 1, nel nucleo nella zona industriale. industriale. In poche parole, tra il Cinema Astra e l'ex Vediamo Palaghiaccio. se ti ricordi anche il numero di telefono. 0833 47 21 91. Ok, allora rientro un attimo in scena e quindi ti chiedo di Sì, rimettere anche tu la assolutamente. mascherina perché ci avviciniamo. Allora, ripetiamo a tutte le persone, insomma, che ci hanno seguito e che hanno avuto modo di seguire questa diretta, che oggi abbiamo parlato nello specifico di questa qualifica professionale che si riesce a prendere tramite uno specifico Sì. percorso. Sicuramente un colloquio motivazionale è sempre giusto anche per capire Sì. l'orientamento e l'interesse che può avere una persona in particolare per approcciare a questo mondo, anche perché non è sempre scontato che tutti possano fare tutto, no? Quindi, Beh, no, però ci sono già ecco. alcuni che dopo il colloquio cambiano idea, anziché iscriversi al corso per il quale erano venuti,
si iscrivono anche ad altri corsi poi, Anche perché questo ti volevo chiedere, perché comunque voi avete una pagina social molto attiva, io vi seguo anche sui social e ho visto che comunque i corsi sono tanti, perché anche per l'insegnamento, per le graduatorie del personale scolastico c'è la possibilità di prendere appositi, di fare appositi crediti, prendere crediti per partecipare a questi concorsi. Quindi di fatto c'è un sito internet www.sapere-aude.it, la pagina Facebook Sapere Aude Alta Formazione. anche se si lasciano recapiti, poi le persone comunque saranno Sì, richiamate. assolutamente. Noi rispondiamo non proprio nell'immediato, ma quasi veramente In tempo nel... reale. Sì. Grazie a tutte le persone che ci hanno seguito, tutto quello che ci siamo detti oggi con Giuseppe sarà trasferito all'interno di un contenuto di un articolo di digital marketing che troveranno su Marsica Live, Abruzzo Live, e questa diretta è stata registrata e si troverà anche sul canale di YouTube di Abruzzo Live e quindi dei video di Marsica Live. Grazie e buon Grazie mille lavoro. a voi, un saluto a tutti.